Tragico incidente stradale questa sera sulla provinciale 79 che collega Brindisi con la frazione di Tuturano. Una Opel Corsa guidata da un uomo di 37 anni, Antonio Daccico, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Municipale, è finita nel canalone che costeggia la carreggiata. Il 37enne è morto sul corpo, rimasto incastrato nella sua autovettura. È stato necessario l'intervento di una gru dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi per riportare la vettura nella carreggiata. A dare l'allarme, a quanto pare, un agricoltore intorno alle 20:30 che passava con il suo trattore. L'uomo avrebbe chiamato i numeri di emergenza del 118 e dei vigili del fuoco. Una volta giunti sul posto, la tragica scena presentatasi ai soccorritori. Il cuore del ragazzo aveva già smesso di battere, inutili soccorsi. La vettura alla fiancata destra distrutta, con tutta probabilità viaggiava in direzione Brindisi. La strada è stata bloccata dalle volanti della questura nei due sensi di marcia. Sarà ora compito degli agenti ricostruire l'esatta dinamica e le cause, la velocità, forse l'asfalto reso viscido dalla pioggia, forse l'attraversamento di un animale. Comunque, un tratto di strada, quello interessato, che miete l'ennesima vittima. Una strada, una delle tante provinciali, senza manutenzione, con l'asfalto approssimato, senza illuminazione o segnaletica rifrangente, se non nel punto del curvone dove è avvenuto l'incidente, dove basta un attimo di distrazione per far volare via una vita, l'ennesima vita.